L'erba sotto l'asfalto ha presentato ufficialmente Caramelle, il primo singolo estratto da Siamo tutti pazzi, disco in uscita nei prossimi mesi, al quale hanno collaborato Visca e Donatello Giorgi. La band campana nasce nel 2013, nello stesso anno pubblica l'omonimo EP d'esordio per la Diavoletto Net Label, considerato il miglior net label italiano al meeting delle etichette indipendenti di Faenza nel 2013. L'attività live diviene ben presto densa. Nel 2014 la band gira nei live club italiani, esibendosi tra gli altri al Circolo degli Artisti e al Contestaccio a Roma, all'Afterlife a Perugia, al Goodfellas di Napoli e partecipa ad alcuni interessanti festival come il Meeting delle Etichette Indipendenti in Emilia Romagna. Inoltre apre concerti per alcuni dei più importanti artisti della scena indipendente italiana come i Tre Allegri Ragazzi Morti, Management del Dolore Post-Operatorio, Ibisca, Vinicio Capossela, Levante, Cuzzo, Marta sui Tubi, Giorgio Canali, Francesco Di Bella, Diaframma e altri ancora. Il 2014 si chiude con circa 40 date in giro per l'Italia. Nello stesso anno l'erba sotto l'asfalto si aggiudica la vittoria del contest Prove di Rock ad Eboli e del Bex Diesis Brand New Contest a Caserta. Dopo un periodo di pausa dedicato alla composizione e alla produzione del materiale inedito, la band composta da tre ragazzi di Polla, Roberto Panzella al basso, Luca e Gianni Tramontano, chitarra e batteria, e dal cantante di San Pietro Altanagro, Giovanni Tierno, si appresta a tornare sulla scena emergente con un nuovo lavoro discografico che vedrà la luce nei prossimi mesi. Caramelle è il primo singolo estratto e mette in evidenza una certa evoluzione nello stile della band. All'interno di un impianto base alternative rock si fanno largo forti influenze elettroniche, sottolineate da un videoclip che stiamo vedendo in questo momento, che miscela riprese e animazioni grafiche per la regia di Luca Tramontano. Siamo tutti pazzi sarà il titolo del disco, prodotto in collaborazione con Monochrome e Suoni Liberi. La produzione artistica è stata affidata a Luigi Nobile. Il disco vedrà al suo interno collaborazioni con artisti importanti della scena musicale campana e nazionale come Visca, storica formazione partenopea, e Donatello Giorgio De Cuzzo, band reduce dall'edizione 2015 del Festival di Sanremo. 20 anni fa col super tele in cortile non ci sono la tele. 20 anni fa potevo bere la neve. 20 anni fa col super tele in cortile non ci sono la tele. E tuo papà sembrava un supereroe.